Best Magazine TV. Ciao a tutti spettatori di Best Magazine TV, io sono Chiara, siamo a Palazzo Valmarana in centro a Vicenza, alla mostra di Alex Ruffini che si chiama Monsters of Rock. Siamo qua con Paolo Electron. Ciao Paolo. Ciao a tutti. Ti chiedo di presentarti al nostro pubblico. Allora, io mi chiamo Paolo Electron e sono un gruppo, lavoro da me stesso, però ho degli ospiti. E il mio gruppo in realtà si chiama Paul and Electronics. Ho già pubblicato 3 album e adesso sto lavorando al nuovo che spero piaccia a tutti. Insomma. Perfetto. E vuoi parlarmi di qualche tuo lavoro in particolare? Beh, sono molto legato al mio, quello che è ancora il mio ultimo album. Si chiama WWW, che è stato pubblicato ancora nel 2011. È stato il frutto di contatti sia virtuali, internet e anche reali con artisti anche all'estero, e quindi è un lavoro globale, diciamo. Infatti l'ho chiamato WWW appunto perché dall'inizio di ogni sito web, che WWW infatti è, diciamo, che anche il frutto, diciamo, anche multimediale, per cui per esempio, poiché io ho ospiti solo alla voce, mi è capitato di mandare dei file audio di musica composta da me agli artisti anche in Australia, e l'artista ha registrato la sua parte vocale e è stata remixata in Italia. Particolarmente ho lavorato con George Pappas, che è il tastierista di Real Life australiano, quindi per me è stato un onore, insomma. Poi anche con un cantante ucraino che fa power metal, che si chiama Konstantin Naumenko, che è un personaggio molto eclettico, pur facendo power metal anche è molto melodico, quindi si adatta al mio tipo di musica, che è comunque un rock molto elettronico, anche con influenze ambient. Infatti adesso ti volevo chiedere appunto a chi ti ispiri. Ecco, dunque, sicuramente io, avendo militato in gruppi anni 80 di rock britannico, sicuramente l'influenza è evidente per chi mi ascolta. Anni fa sono in gruppi che facevano anche cover, The Cure per esempio, anche U2, però da quando ho iniziato nel 2007 a intraprendere questa attività solistica e quindi facendo un uso molto elevato di elettronica, sicuramente il mio gruppo principe di ispirazione sono i Depeche Mode. E infatti in questo album, che è ancora l'ultimo, c'è anche una cover di Stripped di Depeche Mode, che mi ha dato anche parecchia soddisfazione. Fra l'altro sono venuto a sapere che l'ha ascoltata anche il cantante Dave Gunn, e quindi gli è anche piaciuta, quindi è stata una bella soddisfazione. Complimenti. Grazie. E a questo punto ti chiedo qualche contatto per i nostri spettatori. Vedrei che un contatto più facile è su Facebook, quindi Paolo Electron, e mi trovate. Ottimo, grazie mille, ti saluto. Grazie a voi, a presto e al prossimo lavoro. Ciao a tutti spettatori di Best Magazine TV, io sono Chiara e vi aspetto alla prossima intervista.